Saluto, è collegato con noi da Milano l'onorevole Manlio Di Stefano del Movimento 5 Stelle. Ben trovato Di Stefano. Buonasera e senta, grazie per non l'invito. Non so da quanti minuti ci ascolta, cioè da quanti minuti è arrivato, perché noi siamo partiti con una specie di piccolo gioco ragionando di famiglie, no? Allora io chiedo, nella famiglia del Movimento 5 Stelle, perché ognuno poi ha i guai suoi piccoli, grandi, medi, nella famiglia del Movimento 5 Stelle qualcuno ha barato. Lei se lo aspettava, le chiedo? No, non me lo aspettavo perché per me sono tutti onesti fino a prova contraria. Quando ce ne siamo accorti, e ringraziamo le Iene per averci dato una mano in questo, abbiamo allontanato le mele marce. Noi non siamo fieri degli indagati per bancarotta come il Partito Democratico, che candida la famiglia De Luca al suo completo quasi. Siamo molto differenti. Adesso arriviamo anche a De Luca, però le chiedo di parlare di voi perché insomma tanto ce n'è per tutti. Aspetti solo un attimo. Se ne parla da un mese. Lo so. A proposito del Movimento 5 Stelle, la notizia che è apertura dei siti in questo momento, l'archiviazione per Virginia Raggi, sindaco di Roma, per la nomina di Salvatore Romeo, scelto come capo della segreteria. Ricorderete la vicenda delle tre polizze a vita. Il sindaco resta comunque imputato per falso per la nomina di Renato Marra, il fratello del suo allora braccio destro. Il sindaco dice: i giudici hanno riconosciuto la bontà del mio operato. Un anno di fango, ha commentato un anno la di schizzi di fango. Beh, sarebbe bello che oggi tutti quanti chiedessero scusa alla Raggi, visto che è anche con un certo maschilismo si è detto che aveva una storia nascosta, una storia d'amore con Romeo, poi si è detto appunto che lo aveva favorito proprio in virtù di questa storia d'amore, o peggio ancora per le polizze a suo carico. Tutto andato in fumo grazie fortunatamente all'opera dei giudici. Credo che però almeno due o tre mesi di prime pagine che ha avuto la notizia infondata non li avrà certamente lo stralcio di oggi, e quello è un problema in Italia, perché si fa sempre una gran campagna di fango contro persone che poi però non vengono mai riabilitate nella loro immagine al momento in cui vengono assolte. Di Stefano, non lo dica a noi, perché noi cerchiamo di essere, no, insomma, di dare in generale il peso alle notizie, il suo peso programma, che hanno. Il suo programma per me è un faro di correttezza. Ragazzi, applauso. Faccio anche una sfilata, guardi, Di Stefano, un complimento. Pietro Salvatori, lo show è stato posticipato a marzo inoltrato, avrebbe dovuto tenersi il 22 e 23 febbraio, notizia di poche ore fa. Di Stefano, che vuol dire? L'Huffington dice disimpegno totale, no? Perché sono state annullate le due date a Roma. Beh, io magari visto che ogni tanto lo incontro a Montecitorio, lo chiederò a Salvatori, perché cosa c'entra il tour nei teatri di Beppe Grillo col tour elettorale nostro, non me lo spiego sinceramente. E credo che sia evidente che nel momento in cui ha fatto un passo di lato, come ha detto lui, lasciando che il movimento camminasse sulle sue gambe, è ovvio che Beppe Grillo non è il protagonista di questa campagna elettorale. Fortunatamente ci muoviamo abbastanza bene da soli, abbiamo Di Maio che sta facendo un tour molto ben fatto e con un enorme successo e riscontro per tutta Italia, Di Battista idem, tutti noi, io sono a Milano in campagna elettorale, ci stiamo impegnando. Quindi non c'è bisogno di Grillo, questo è il tema. Le dico una cosa in più, secondo me, noi siamo in questo momento gli unici a fare una campagna elettorale, perché io altri leader in giro non ne vedo, forse perché non sappiamo chi sono i leader degli altri partiti, e Beppe Grillo, certo, ma lui è sempre utile, è una persona in grado di comunicare in una maniera meravigliosa, però è ovvio che passando gli anni noi siamo in grado di farlo altrettanto, e quindi ci stiamo muovendo tutti quanti insieme. Sì, ma per capirci, da qui al 4 marzo lo vedremo su un palco da qualche parte insieme a voi oppure no? Ma io credo di sì, però questo dovreste chiederlo a lui. No, certo, io diciamo, non avendo Grillo qui, poi volentieri l'invito è sempre aperto, però. Io credo che ci sarà, credo che ci sarà. Lei pensa che in qualche data ci sarà? 5 Stelle, voi chiedete addirittura le dimissioni di Vincenzo De Luca, e poi arrivo da Martini, anche perché c'è un elemento: la partita si gioca al sud in queste elezioni, e quindi quanto questo genera preoccupazione nel Partito Democratico, quanto il caso De Luca, del caso De Luca il Partito Democratico avrebbe fatto volentieri a meno. Però arrivo da Martini, voglio prima sentire Di Stefano. Io invece toglierei questo argomento dalla campagna elettorale, perché parliamo di cose molto serie, parliamo della vita dei campani che con le coballe purtroppo ci convivono e muoiono di tumore. Qui stiamo parlando di una situazione molto particolare. Però l'ha sentito De Luca, ha detto che vi fa ringoiare tutto. Sì, ma infatti in realtà questa l'hanno vissuta molto come una minaccia, purtroppo, i giornalisti di Fanpage. Io mi vergogno per De Luca quando sento dire queste cose, fortunatamente non è nel Movimento 5 Stelle, è nel Partito Democratico.
E la cosa che qui dovremmo capire è che c'è una spiegazione sul perché in Italia non c'è una legge che permette, ad esempio, l'utilizzo di agenti infiltrati anticorruzione. Perché se avessimo questo tipo di agenti, l'agente provocatore, così si chiama ad esempio negli Stati Uniti, non dovrebbero essere i giornalisti di Fanpage a fare questo tipo di servizi. Cioè, se in Italia avessimo una politica che sostiene davvero la giustizia, avremmo gli agenti provocatori, come noi abbiamo proposto, che vanno lì a capire dove davvero c'è margine per la corruzione, perché non è da banalizzare la questione, non è che il figlio di De Luca dice via, io non mi occupo di queste cose, lui dice vi faccio da ponte per arrivare a chi si occupa di queste cose, allora attenzione, perché significa che il canale c'è. Vi voglio dire, se fosse venuto da me, lo dico perché so come mi comporto, gli avrei detto tu qua devi scappare, non si parla di corruzione con noi. C'è questa distinzione chiara. Allora la giustizia e la politica devono andare a braccetto. Quando un politico parla come parla Vincenzo De Luca, attaccando sempre o la magistratura o chi chiede giustizia o i giornalisti, si fa un favore alle mafie, anche se non sei tu il camorrista, stai facendo un favore alla camorra. Questo è il problema della politica oggi, chiaro, per questo gente come De Luca vanno allontanate. Aspetti, si dalla fermi politica. Un attimo, voglio sentire anche. Allora, Di Stefano, però io rilevo almeno due questioni, no? E quindi giro a lei la domanda che mi viene naturale. La prima questione ce la ricordava Di Vico, sale il PIL, ma questa cosa le aziende ancora non la sanno, nel senso che poi ci sono una serie di tavoli aperti e quindi ci sono una serie di problemi aperti. Secondo punto, perché se ne vanno? Perché se no, se noi non capiamo perché se ne vanno, forse non riusciamo in nessun modo ad affrontare il tema. Se ne vanno perché arrivano lì e pagano molto meno gli stipendi, forse ci sono anche meno tutele per i lavoratori. Un fatto è certo che tu con quelli lì non puoi competere. Allora come se ne esce? Prego Di Stefano. Ma intanto due cose basilari. Il fatto che il PIL cresca non vuol dire assolutamente nulla, perché se stoppi completamente gli investimenti a deficit, il PIL sale anche se l'economia non cresce di una virgola. E quindi è tutta una bolla se la raccontiamo così. La questione di Vittorio Merloni, che ex Indesit, che quando ha venduto 2 anni fa a Whirlpool, venne definita da Matteo Renzi un successo epocale. Guardateli oggi tutti in mezzo alla strada. Questo perché? Perché non è tanto Renzi o Letta o Gentiloni la questione in sé. Qui è il rapporto che abbiamo come paese con l'Unione Europea. Se siamo all'interno di una unione economica monetaria, ma abbiamo fiscalità differenti di paese in paese, diritto dei lavoratori differente di paese in paese, ma qual è la logica di questa unione fatta così? Per quello noi diciamo che i peggiori nemici dell'Unione Europea sono quelli che la stanno governando, perché è ovvio che l'imprenditore ha il diritto al profitto, dove fa più profitto va. Quindi se in Slovacchia paga di meno di tasse, andrà in Slovacchia, non gli puoi dire nulla. Insomma, quello che puoi dirgli è qualcosa quello che puoi dire, dirgli. Di no, infatti sto dicendo qualcosa quello che puoi dire, dirgli. Quello che puoi dire quella è che non ti do i soldi miei pubblici, mi dice Rodoiani. Sto dicendo proprio che nel 2014 già facciamo proposta di legge, la trovate in Parlamento, dove diciamo chi delocalizza e ha preso soldi pubblici dà indietro i soldi e paga pure qualcosa in più. Quindi questo è evidente, fra 2 anni siamo tutti d'accordo. Fra 2 anni ha copiato, vabbè, insomma. No, sto dicendo che siamo d'accordo semplicemente. Però è ridicolo vedere Calenda che va a elemosinare al Parlamento europeo quando sa perfettamente che con fiscalità diverse non avremo mai vinta su questa battaglia, allora, mai. Ultimo, nel 2017 c'è stato un record di richieste d'asilo, sono state 130.000, nel 2016 erano state 123.600 e tra le oltre 81.000 domande esaminate il 51,4% è stato respinto. Prego Di Stefano. Qui sono almeno 3 argomenti di cui si è discusso. Il primo è la sicurezza, che è un argomento che, da cui veramente va tolto il concetto di bianco, nero, giallo che sia. Le nostre città hanno una carenza di personale di sicurezza che controlla le strade, che controlla i quartieri più degradati, che controlla le periferie. Non a caso noi parliamo, ad esempio, nel nostro programma elettorale di assunzione di 10.000 forze dell'ordine per incrementare appunto il controllo di sicurezza. Poi c'è la questione migratoria, che è un'altra
un'altra questione ancora. E lì è inutile girarci intorno, ci sono delle chiare responsabilità politiche che prendono tutto il Parlamento, perché la legge che regola i rimpatri la fece Maroni, la Bossi-Fini appunto, e quindi il centrodestra, e quello che loro dimenticano sempre di dire è che hanno fatto accordi per il rimpatrio soltanto con 5 paesi. Quindi nel 90% dei casi in cui diamo il foglio di via non abbiamo la reale possibilità di rimpatriare la persona. Ma secondo lei, scusi, breve parentesi, secondo lei Minniti sta facendo bene o no? No. Minniti ha fatto esattamente lo stesso accordo che aveva fatto Silvio Berlusconi con Gheddafi, pagando dei trafficanti che bloccano i migranti a largo, prima di arrivare alle coste libiche. Quindi quando smettiamo di pagare ricominciano i flussi. Per quanto riguarda invece l'attualità dei governi, c'è un problema anche oggi, perché c'è la vera zona grigia, è la zona in cui non sappiamo nemmeno se va respinto o se va integrato, e quindi è uno che ha diritto all'asilo. Questa zona grigia in Italia dura 18 mesi perché il governo ha mantenuto a 30 le commissioni che controllano, che vagliano le richieste di asilo. Sul decreto dovrebbero essere 40, sono ancora 30 e lavorano part time. Che succede? A fronte di 150.000 richieste all'anno, 30 commissioni, ma anche se fossero 40, non ci avrebbero il tempo fisicamente. Quindi per 18 mesi la persona vive nella incertezza di cosa succederà. Questo è un problema per noi, perché abbiamo ovviamente una percezione negativa del fenomeno, ma anche per i migranti, perché per 18 mesi non possono cercarsi un lavoro in regola, e loro sono qui per mandare soldi a casa, non per mettersi con le mani tra le mani, no? Quindi lì si crea il meccanismo che si affidano alla criminalità e tutto quello che viviamo regolarmente. Allora, bisogna fare politiche di integrazione reale. La cosa che lei ha detto, no? Lei ha detto ci sono almeno tre questioni nella questione di cui stiamo parlando, c'è la questione della sicurezza, c'è la questione dell'immigrazione.